Con un gol per tempo il Palazzolo fa il suo, il derby con il Real Siracusa conquista la sesta vittoria consecutiva, in un sol colpo guadagna 3 punti su Giarre, Santa Croce e Sant'Agata, continuando così la sua marcia di avvicinamento verso le zone alte della classifica. Mister Di Gaetano ha riproposto il modulo 3-5-2 con Vitale tra i pali, Boncaldo, Diop e Punzi nella linea difensiva, Mollica, Grasso, Costantino, Fichere e Sprovieri a sostegno di D'Amico e Diallo. Il Real Siracusa risponde con Cerruto, Brancato, Falla, Greco, Listro, Saraceno, Midolo, Sillà, Miraglia, Ruiz, Melluzzo. L'arbitro dell'incontro è Tommaso Alberto Vazzano di Catania con Andrea Calanni di Barcellona, Pozzo di Gotto e Cristina Lunelio di Catania. Il Real Siracusa propone uno schema difensivo con un affollamento sulla propria tre quarti. Il primo tentativo del match è di Diallo, che però trattiene falla e la sua rovesciata è a gioco fermo. Il Palazzolo insiste, ma Cerruto si fa trovare pronto in uscita. Il Real Siracusa prova con attacchi sporadici, qui il tentativo è in fuorigioco. Il Palazzolo ha difficoltà a trovare varchi e Mollica ci prova dalla distanza, ma il tiro finisce alto. Nel recupero del primo tempo il gol del vantaggio per i padroni di casa, corner, Diop prova l'aggancio ma dietro c'è Diallo che mette in rete e il gol del meritato vantaggio con cui si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Real prova ad uscire dal guscio, aprendo però il fianco alle ripartenze e Sillà deve fermare così Diallo lanciatissimo nella metà campo avversaria. Per il giocatore del Real arriva il cartellino giallo. Il raddoppio però arriva su calcio di rigore per il fallo su Grasso, con lo stesso capitano che spiazza Cerruto mettendo in ghiaccio il risultato. Nel finale con il Real Siracusa proiettato in avanti, il Palazzolo avrebbe anche la possibilità di rendere il risultato più rotondo. Qui Fichera arriva fino al limite dell'area, poi l'imbucata è troppo lunga. Qui invece è bravo il portiere ospite Cerruto ad opporsi ad una galoppata di Peppe Grasso, autore di un secondo tempo di qualità e di quantità. Nel prossimo turno di campionato la formazione di Di Gaetano renderà visita alla Cicatena, che occupa la terzultima posizione in classifica con 7 punti.